Onorevole, torna la seconda volta per parlare di Aurelia bis a Ponente. A che punto sono i lavori? Beh, intanto abbiamo ottenuto un risultato importantissimo, il finanziamento del progetto che va da Ventimiglia fino a Sanremo per una vicenda legata alla realizzazione dell'Aurelia bis che sembrava sostanzialmente dimenticata in un cassetto. Noi l'abbiamo ritirata fuori, devo dire, diciamo che ho lavorato molto bene su questo punto insieme a tanti altri, diciamo anche del territorio, e abbiamo chiesto all'ANAS e al governo di sostenerci nella richiesta di finanziamento sui progetti e ora siamo qua per iniziare a parlare del tracciato, perché poi non è, come dire, sufficiente, no? Indicare le risorse, bisogna lavorare operativamente sul territorio per trovare un accordo tra i vari comuni. Si tratta di un tracciato complesso, se vogliamo progettarlo in tempi rapidi e cercare, diciamo, di farlo accontentando il più possibile le comunità, bisogna continuare a lavorare. Sino a che io sarò parlamentare, io mi dedicherò a questo territorio come se fosse il mio territorio, perché penso che sia importantissimo riuscire a dare una mano a queste comunità che da tanto tempo aspettavano di avere una soluzione sull'Aurelia e che purtroppo erano state un po' dimenticate, un po' abbandonate. Appena ho potuto, l'avevo già fatto da assessore regionale, ma poi purtroppo, diciamo, le note vicende non mi hanno più consentito, insomma, di svolgere un ruolo in questo territorio. Quando ne ho recuperato uno, diciamo, che potesse essere importante, ho cercato solo di riannodare i fili, ricordandomi da dove eravamo partiti e di mettere insieme tutti gli interlocutori per fare il nostro dovere, cercare di lasciare questo progetto in modo che venga poi finanziato nei prossimi anni. Ci sarà anche un commissario dedicato a questa infrastruttura, stiamo chiudendo, diciamo, immagino nel futuro, insomma, che ci sarà, stiamo chiudendo le procedure. Oggi, siccome il commissario non c'è ancora, non è ancora, diciamo, su questo punto questo l'iter che seguiamo, c'è invece la responsabile capo compartimento dell'ANAS, Barbara Di Franco, che è qui con noi e che ci aiuterà, insomma, a studiare. Riunione molto operativa, poche parole, fatti, insomma. Per quanto riguarda il territorio c'è anche poi una sua visita a Pigna, perché c'è tutto l'entroterra, sì, che ha bisogno anche di, sì, risorse, di rivedere, di prendere in mano le strade provinciali e anche non solo provinciali. Questa non è una mia precisa competenza, perché chiaramente come Presidente della Commissione dei Trasporti non mi posso occupare di strade provinciali, però l'avevo promesso al Sindaco e sarei andata per vedere quali sono i problemi. Quindi farà questa visita, una giornata tutta dedicata, diciamo, a questa parte di territorio e anche a Sanremo, in cui saremo poi oggi. Per quanto riguarda la politica, le posizioni di Italia Viva su Genova e La Spezia, ci saranno coalizioni in vista delle comunali? Stiamo discutendo. Quello che è sicuro è che il modo in cui si è presentato il centrosinistra, cioè in accordo col Movimento 5 Stelle e con la sinistra radicale di Sansa, non è il modo in cui noi vogliamo stare dentro, diciamo, un'operazione politica. Faremo le nostre valutazioni, ma noi siamo i riformisti e senza, diciamo, la presenza dei riformisti quella coalizione lì è una coalizione, dire, che purtroppo, diciamo, otterrà risultati modesti, perché come è successo già alle elezioni regionali la componente riformista e moderata è fondamentale, ma anziché seguire lo schema di Savona, dove avevano avuto, diciamo, la capacità di guardare invece al rapporto con i riformisti in modo serio, escludendo i 5 Stelle, hanno voluto replicare un modello che è stato già sconfitto col 17% alle elezioni regionali. Quindi non lo so, probabilmente amano perdere. Un'ultima domanda, scusi, il suo segretario Renzi ha attaccato praticamente difendendo Macron, cioè dicendo bravo Macron, Biden, il presidente Biden, sulle dichiarazioni che ha fatto in merito alla guerra in Ucraina e a Putin. Renzi in realtà ha detto che Macron ha sostanzialmente tenuto aperto un filo di dialogo nel momento in cui le parole di Biden sono, come dire, sembrate parole di rottura, ecco, in una fase delicata dell'attività diplomatica. Noi siamo sicuramente stati al fianco dell'Ucraina e abbiamo, come dire, una chiara percezione di qual è l'aggressore e l'aggredito.
però è anche un momento in cui è necessario riaprire, diciamo, bene la fase di dialogo diplomatico, perché questa guerra è una guerra pesantissima in termini di vite umane, in termini, diciamo, anche di disastro economico che c'è, che è in atto, e quindi la parola passi davvero alla capacità diplomatica di riannodare un filo nel ragionamento. E leggendo le agenzie mentre arrivavo qui, forse uno spiraglio si apre, speriamo perché ripeto, siamo tutti in un momento di grandissima apprensione per quelle persone che hanno perso tutto, che hanno subito una violenza inaudita, ma anche perché sappiamo perfettamente che siamo alle porte del nostro continente e che le ricadute saranno pesantissime in termini economici. Quindi dobbiamo cercare di trovare una soluzione che ritrovi la pace.